Un'Europa da cambiare radicalmente nel suo modo di sostenere le economie degli Stati membri e di affrontare i problemi derivanti da un'immigrazione incontrollata e senza regole. Due temi su cui i fallimenti registrati negli ultimi anni sono sotto gli occhi di tutti, sottolinea l'onorevole Raffaele Fitto ieri sera in visita a Canusa di Puglia, dove è stata inaugurata la nuova sezione cittadina di Direzione Italia, Fratelli d'Italia. A fine maggio si terranno le prossime elezioni europee e il dialogo con i territori è diventato serrato in vista di una campagna elettorale lunga e difficile. Dal patto federativo tra il nostro partito e quello di Giorgia Meloni, sostiene Fitto, può nascere la sfida al cambiamento dell'Europa e delle sue regole. È un'Europa che non ci piace così com'è, che va cambiata profondamente, che ha fallito sulle principali questioni, dalla crescita economica all'immigrazione, e che ha bisogno di un progetto di rilancio. Per far questo, la scelta di mettere insieme un percorso e un progetto all'interno della famiglia europea dei conservatori, raccogliendo l'invito che Giorgia Meloni ha lanciato per dare vita a questo nuovo soggetto politico, penso che sia una grande opportunità sulla quale insieme lavoreremo, e sono molto ottimista, soprattutto oggi, dopo i risultati che in Abruzzo testimoniano che vince il centrodestra, vince il centrodestra unito, e all'interno di questo centrodestra crescono alcune forze politiche, e una di queste appunto è il progetto di Giorgia Meloni con Fratelli d'Italia. A suggellare il nuovo corso politico erano presenti anche il consigliere regionale Francesco Ventola, il segretario provinciale di Fratelli d'Italia Raimondo Lima, il coordinatore cittadino di Conservatori e Riformisti Stanislao Sciannamia e dirigenti di partito provenienti dalle città vicine. In un anno e mezzo si consumeranno importanti appuntamenti elettorali, dalle europee di maggio, dove l'onorevole Fitto giocherà un ruolo da protagonista, alle amministrative di Bari e Foggia, sino alle elezioni regionali del 2020. La vittoria del centrodestra in Abruzzo, sostiene Ventola, è la dimostrazione che si può finalmente invertire la rotta anche nei nostri territori. Si guarda un momento per affermare questo dato importante che proprio in queste ore si è sviluppato in Abruzzo, di questo nuovo progetto, sempre nella di centrodestra con la Meloni insieme a Raffaele, perché la coerenza e il valore delle idee non ha prezzo. Abbiamo superato momenti difficilissimi, adesso ci aspetta quest'altra sfida per l'Europa, che sono convinto andrà benissimo, e poi alla conquista della regione.